Buonasera. Buonasera, iniziamo questo saluto del Consiglio Comunale del 30 settembre 2022, ore 18:02. Prego, segretario, procediamo con l'appello. Giuliano Gabriele, Auricchio Girolamo, Comunale Daniela, Rasi Paola, Giuliano Giuseppe, Urti Erica, Brencavito, D'Angelo Franco, Miano Rosario, Galardo Marco assente, Mauro Lorenza, Capuano Giuseppe, De Matteis Giuseppe, 10 presenti, 3 assenti. Quindi la seduta è valida, preciso che i consiglieri assenti tutti hanno giustificato la loro assenza. Primo punto all'ordine del giorno, lettura e approvazione verbale, seduta del 4/8/2022. Prego, segretario. I verbali sono i seguenti: lettura numero 36, lettura ed approvazione verbali sedute del 28 luglio 2022, numero 37, interrogazione a risposta orale del gruppo consiliare Direzione Futura, affidamento dei cani d'andaggi, numero 38, deliberazione del Consiglio Comunale numero 26, del 5 luglio 2022, presa d'atto del piano economico finanziario per la gestione del servizio integrato dei rifiuti anno 2022, comunicazioni e precisazioni del vice sindaco. Numero 39, articolo 193, decreto legislativo 267, articolo 74, decreto legislativo numero 118-2011, salvaguardia degli equilibri di bilancio, provvedimenti. Chi è favorevole? Unanimità. Passiamo al secondo punto. Argomento questo, interrogazione e risposta orale del gruppo consiliare Direzione Futura, Mercatino Agricolo Domenicale a chilometro zero, argomento ritirato dal gruppo di minoranza. Terzo punto, interrogazione e risposta orale del gruppo consiliare Direzione Futura, Stato Lavori Parco Giochi, Centro Cittadino. Prego, consigliere Mauro, procedo. Si sente? Sì. Beh, buonasera a tutti. Allora, stasera abbiamo portato in consiglio comunale questa interrogazione relativa al parco giochi nel centro cittadino. Facciamo un attimo un breve recap. Il parco giochi, sappiamo, è stato chiuso da più o meno fine maggio al 1° agosto, data di riapertura, diciamo parziale, nel senso che non sono presenti tutte le giostre. In data 7 giugno, come gruppo consiliare abbiamo inviato un'interrogazione a risposta scritta per conoscere i motivi della chiusura del parco giochi, e il 14 giugno il sindaco ha risposto all'interrogazione, spiegando che la chiusura è avvenuta in seguito ad atti vandalici e che gli uffici preposti stavano già provvedendo a ripristinare il parco giochi, avendone avuto indicazioni da parte della giunta. Il 29 luglio, poi, sulla pagina Facebook dell'ente, è uscito un comunicato stampa a firma, un comunicato a firma del sindaco, in cui il sindaco, diciamo, parlava della prossima riapertura del parco giochi prevista per il 1° agosto, e parla di un progetto esecutivo approvato immediatamente dopo gli atti di vandalismo, con un impegno di spesa di circa 42.000 euro. Ora, il punto qual è? Perché abbiamo chiesto, diciamo, al sindaco di fare chiarimenti relativamente a questo comunicato stampa? Perché come minoranza siamo andati presso gli uffici tecnici, e abbiamo chiesto una copia del progetto esecutivo approvato, e ci è stato risposto che ad oggi il progetto esecutivo non c'è. E infatti, in data 12 settembre, la giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, che, cioè, come sappiamo, i livelli di progettazione sono tre: il primo è quello di fattibilità tecnica ed economica, quello, scusate, il progetto esecutivo è l'ultimo livello, diciamo, di progettazione. Per
cui noi ci chiediamo come mai a luglio, cioè due mesi fa, cioè due mesi prima dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, già si parlava di progetto esecutivo approvato subito dopo gli atti di vandalismo, e chiediamo anche chiarimenti a questo punto sull'attuale stato dei lavori relativi a Parco Giochi. Grazie. Prego, sindaco. Presidente, la richiesta è stata precedentemente... La richiesta è stata precedentemente indirizzata al sottoscritto con una nota del giugno a cui è stata data risposta rispetto alle ragioni della chiusura del parco giochi e alle determinazioni dell'ente. Ho risposto con nota del 10.46.2 del 14 giugno e abbiamo ovviamente celermente dato corso come giunta, come indirizzo per la realizzazione di questi interventi, tra l'altro anche per la contrada Serre, dove poi, a seguito dell'ordine che abbiamo fatto diretto e con una difficoltà anche di consegna, sono poi pervenuti. Per quanto riguarda Rocca d'Aspide, come vi ho già scritto, abbiamo fatto più interventi in questo parco giochi e ancora una volta abbiamo impegnato risorse importanti per la realizzazione. C'è effettivamente un disguido sulla comunicazione, il progetto non esecutivo, evidentemente c'è stato un incrocio, diciamo così, di difetto di comunicazione fra gli uffici e l'ufficio stampa, e quindi è stata data indicazione di un progetto esecutivo, in realtà è un progetto di fattibilità tecnica, no, ma cambia poco rispetto a quello che è l'indirizzo dell'amministrazione, che risposto e ribadisce e conferma, fermo restando il progetto si sta definendo, e l'ingegnere Giuliani, che ho sentito poc'anzi, mi ha detto che lunedì si approverà, perché hanno avuto anche un po' di difficoltà rispetto a tutta una serie di altre attività che gli uffici hanno dovuto espletare in questo periodo, da ultimo tutta la questione delle frane e quant'altro. Rispetto a quella comunicazione c'è effettivamente tecnicamente un distinguo che voi qui ponete sul progetto esecutivo, che effettivamente il progetto esecutivo non è, ma è le procedure per la realizzazione di questo parco giochi, da un punto di vista della fattibilità tecnico-economica, è già stato fatto il progetto, si darà seguito a quello e abbiamo impegnato le risorse, quindi credo che settimana prossima potremmo avere dagli uffici questo progetto definitivo esecutivo che andremo ad approvare e quindi definiremo. Avevamo anche pensato, ripeto, come è successo per Serre, di anticipare proprio per dare celerità, con un contatto diretto per cercare di sondare quantomeno sul mercato le disponibilità, e certamente questo, dato anche il periodo e data la condizione che stiamo vivendo in termini generali, ha prodotto un po' di difficoltà nelle consegne, cosa che esiste un po' dappertutto ancora oggi. Ma volevo rassicurarvi che stiamo procedendo tranquillamente per rimortare per l'ennesima volta il parco giochi fruibilità totale, con attrezzature e con condizioni di sicurezza, tutti come abbiamo fatto sempre. Ci abbiamo fatto penso 4-5 interventi nel corso di questi anni, e nelle more vi dico anche che stiamo progettando tutta una serie di altre iniziative sempre finalizzate alle attività ludico-ricreative. Sullo sport abbiamo in questi giorni presentato un'altra iniziativa molto importante con un progetto, insomma una serie di cose per dire che si sta andando avanti. C'è questo difetto di comunicazione sul piano della valutazione proprio tecnica, e giornalisticamente è stato riportato in modo errato. Il parco si fa e i bambini ci giocheranno come hanno sempre fatto. State tranquilli. Ecco. Ok. No, siamo diciamo contenti di questo chiarimento, anche perché diciamo non è una questione di voler essere, come dire, minuziosi e pesare ogni parola, è semplicemente che dando una comunicazione in cui si parla di progetto già approvato, si
può far passare un messaggio per cui i lavori sono già avviati, e invece questo, diciamo, in realtà c'è stata una traslazione temporanea di almeno 2 mesi, perché appunto il progetto di fattibilità è stato approvato 2 mesi dopo il comunicato stampa. E purtroppo, diciamo, questa stagione è andata così, i bambini non hanno potuto usufruire, diciamo, del parco giochi. Ci auguriamo che per la prossima primavera, perché diciamo che il tempo è un po' brutto, il parco giochi viene sfruttato sicuramente di meno, la situazione sarà risolta e i bambini potranno usufruire nuovamente degli spazi. E devo penso dire se siamo soddisfatti o meno dell'interrogazione, per cui siamo soddisfatti della risposta che ci ha dato il sindaco. Certo, diciamo, prendiamo atto del fatto che non sbagliamo quando diciamo che tra il dire e il fare a volte ci sia un po' di distanza. Grazie. Va bene, quindi il consigliere Mauro, prego sindaco. Semplicemente dire, mi associo agli auguri che fa la consigliera, a cui aggiungerei, e vorrei che lo facesse anche la consigliera, speriamo piuttosto, perché sull'affatto che si facciano è un fatto, e siccome noi abbiamo una forma mentis che le cose quando le diciamo le facciamo, quindi non c'è disallineamento su questo, se io dico che si fa è perché si fa, e però vorrei che lei aderisse rispetto ad un auspicio che io vorrei fare. Lei ha detto speriamo, e questo sperare dovrebbe essere rivolto piuttosto al fatto che non ci siano ancora atti di vandalismo. Speriamo tutti insieme, ancora una volta, che dopo che lo sistemiamo non ce lo ridanneggino nuovamente, perché questa è la quinta volta che accade. Che succede? Suggeritore, no? No, stavano commentando, però rispondo io. No, dico, questo sarebbe l'auspicio che dovreste anche voi fare. Ma assolutamente. Perché, no, lo dico perché tutte le volte in cui io ho censurato pubblicamente, io sui social ci vado per questo, non per le altre cose che fate voi, perché poi se vogliamo stare a censurare le espressioni esecutive, no? Insomma, dovremmo aprire un capitolo di cui non usciremmo più, e potremmo sempre farlo. Però un'adesione da parte vostra anche rispetto a comportamenti civili, perché ancora oggi, in questi giorni, settimane scorse, qualche altro elemento è stato di vero, di unirvi a questa, diciamo, invito a non, o meglio, a censurare quantomeno, non facciamo sempre, vogliamo fare i buonisti, che se agiamo in nome del popolo e della legalità, e noi lo facciamo, sarebbe il caso che in nome della legalità proprio e del senso civico si dicesse anche che chi guasta, quando si rompe, cosa che è capitata di sovente, come sto dicendo, e non solo nel parco pubblico, qualche voce si levasse anche da parte vostra. Questo è l'auspicio. Assolutamente, a nome del gruppo Direzione Futura ci associamo alla condanna di atti di vandalismo, su questo non ci sono dubbi, e invitiamo tutti, diciamo, a non attuarli naturalmente. Però certo, a questo punto, diciamo, una questione sorge spontanea, poi la approfondiremo naturalmente, è che poiché appunto questi atti di vandalismo succedono spesso, solo gli appelli è evidente che non siano sufficienti. Per esempio, relativamente al parco giochi, sopra al parco giochi è installata una videocamera di sicurezza, e allora, poiché il comune ha speso soldi messi a bilancio, appunto, quindi soldi dei cittadini, per installare un servizio di videosorveglianza, utilizziamolo per capire chi è che effettua questi atti di vandalismo e prendere poi naturalmente delle decisioni, perché a questo punto ovviamente cioè, va a finire che i cittadini, oltre a subire un danno, hanno anche la beffa, nel senso che, cioè, non solo vengono privati da un servizio, devono anche ripagare. E a chi lo dice questo? Al sindaco, all'amministrazione comunale, per il servizio di se ne fa la sorveglianza, lo fa il sindaco. Ma che si faccia promotore per fare di utilizzare, no, le videosorveglianze che avete appunto quello installato. Che abbiamo fatto in termini di sicurezza e di installazione delle sorveglianze, forse non c'è nessun comune come amministrazione. E perché allora non riusciamo mai a individuare? E questo non lo deve chiedere a me, lo deve chiedere alle autorità, già gliel'ho detto nell'altro consiglio, lo deve chiedere
agli organi inquirenti che fanno gli accertamenti, non lo faccio io l'accertamento. Noi ci auguriamo che il sindaco, diciamo, solleciti a fare questa cosa. Tutti i santi giorni. Ce lo auguriamo. No, non ce lo, non lo voglio dare, è un fatto. È un fatto. Non solo il sindaco, tutta l'amministrazione comunale. Però abbiamo poteri che sono, voglio dire, circoscritti. Quindi il consigliere Mauro si dichiara soddisfatto all'interrogazione e passiamo al quarto punto. All'ordine del giorno, approvazione bilancio consolidato, esercizio 2021, relazione il vice sindaco. Allora, in merito a questo argomento, come sapete, questo è uno strumento prettamente tecnico che serve a mettere insieme i risultati del bilancio del comune con quello delle società partecipate. Il conto economico consolidato si chiude con un risultato per il 2011 con 2021, sì. Il conto patrimoniale invece si chiude con 33.714.781,00. Il tutto ha il parere favorevole sia del responsabile del servizio di ragioneria che del revisore dei conti, quindi uno strumento prettamente tecnico, possiamo dire che dobbiamo solo prendere atto in quanto si tratta di atti ufficiali sia del comune che abbiamo già approvato sia quando riguarda i bilanci degli altri enti, quindi si chiede l'approvazione. Ci sono interventi? Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? 7 favorevoli, astenuti, 3 contrari, nessuno. Quindi la proposta è approvata. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità, quindi come prima. Siamo al quinto punto, variazione del bilancio 2022-2024, relazione sempre il vice sindaco. Le variazioni riguardano il mutuo che interessa la riqualificazione dell'area di via Peril. Questo mutuo era già stato iscritto nel bilancio 2021, però non si è riuscito nell'anno a perfezionare il mutuo stesso. Quindi si tratta di inserirlo sia in entrata che in uscita nel bilancio 2022. Inoltre abbiamo ricevuto dei contributi da parte della Regione sia per il centro estivo comunale per 6.609,42 euro, sia per l'acquisto di libri riguardanti sia la scuola superiore, la scuola secondaria superiore per 6.751,89, sia per quanto riguarda la scuola media. Il tutto ha il parere favorevole sia del responsabile del servizio finanziario che del revisore dei conti. Quindi si chiede l'approvazione. Del 20. È favorevole? 7 favorevoli. Astenuti? 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 Quanti sono astenuti? 3. 3 astenuti, contrari nessuno. La proposta è approvata. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità. Immediata eseguibilità come prima. Ultimo punto, cerro storico, provvedimenti, argomento iscritto a richiesta del vice sindaco. Prego, vice sindaco. Ho ritenuto doveroso inserire all'ordine del giorno questo argomento, in quanto il gruppo di minoranza, Direzione Futura, in data 24 agosto 2022, ha pubblicato su Facebook una specie di dossier con fotografie e diciture varie, con il quale si accusa il sottoscritto che nel 2014
virgolette, riporto che cosa hanno scritto, 2004, la Regione ha stanziato 3.800.000 euro. E questi signori chiedono a me di sapere che fine hanno fatto questi soldi, cioè come se i soldi li sono mangiati, sono scomparsi, non lo so, me li sono presi io. Non mi meraviglio più di tanto la posizione del consigliere Capuano, il quale o finge di non ricordare, pur essendo stato attore in negativo sulla realizzazione dell'opera. Potevo pensare che, come si verifica per alcune persone, con l'avanzare dell'età iniziano a dimenticarsi di cose vissute. Se è così mi dispiace molto. Io sono del parere che Capuano ricorda tutto e artatamente cerca ancora una volta di mentire. In verità non è la prima volta che mente e sa di mentire. Ai novelli consiglieri Mauro e De Matteis, prima di fare allusione e diffondere vergognose bugie, sarebbe bastato recarsi al comune e verificare gli atti. O meglio, visto che Capuano non ricorda, sarebbe bastato chiedere agli ex consiglieri di minoranza, a cui il consigliere Mauro, agli altri ex consiglieri che votarono favorevolmente il progetto in oggetto. O meglio ancora, all'ex vice sindaco e assessore dell'epoca, Pina Musto. Detto questo, l'attuale minoranza, pubblicando il falso dossier, cerca di darsi una verginità che non ha. La stessa sta dimostrando ancora una volta una cattiveria rancorosa, senza confini, tanto da calunniare, mistificare, smentire i propri genitori, arrivando, come questa sera, smentirsi anche loro stessi. I lavori realizzati con il progetto denominato Centro Storico, dell'importo complessivo di 3.800.000, hanno riguardato la riqualificazione di via Mazzini, rifatta l'intera area adiacente alla Chiesa della Natività, piazza 20 Settembre, l'area adiacente al Castello Pino Marino, parte di via Giuliani, via Vittorio Emanuele, via Maggiore Gorgo, Largo Assunto, via Garibaldi, via Santissimo Rosario ed altre traverse collegate. I lavori sono stati realizzati sotto la piena vigilanza e in base alle prescrizioni imposte sul progetto dalla sovrintendenza di Salerno. Questi lavori sono stati realizzati in gran parte in concomitanza con la rete idrica e la rete del metano, i cui lavori del metano, la ditta da quando ha bloccato i lavori ancora non ha preso un euro, il ministero non ha mai trasferito i soldi alla ditta, quindi i lavori sono attualmente sospesi. Il progetto del centro storico fu pubblicato per vari mesi in più parte del paese senza alcuna osservazione. Appena ebbero inizio i lavori, la minoranza di allora fece di tutto per bloccarli. Inviarono finanche gli atti all'autorità vigilanza nazionale. La minoranza ci accusò di aver commesso gravi reati. Seguirono infiniti ricorsi ed esposti tutti i giorni. Procura della Repubblica, Finanza, Carabinieri, Guardia Forestale, Ispettorato del Lavoro. Pensate che il tecnico direttore dei lavori, gli fecero le fotografie che entrò in cantiere senza le scarpe idonee, pagò 200 euro per quella multa. Fotografavano tutti, dalle terrazze facevano, c'erano esperti fotografi. Ma passammo un momento bruttissimo. Allora minoranza, tra cui Capuano, tentò in tutti i modi, senza riuscirvi, sia a bloccare i lavori del centro storico, sia non fare iniziare i lavori della rete idrica e far perdere il finanziamento. Proposero financo una revoca dell'affidamento dei lavori. La vicenda fu oggetto di interrogazioni e mozioni da parte dell'allora minoranza, ore e ore di discussione in quest'aula. Alcuni invertebrati parlavano di arresti immediati all'epoca.
nessun del componente dell'amministrazione comunale è stato condannato o arrestato per questi lavori e per nessun lavoro. Finora io non ho subito mai condanne come nessun amministratore qui presente. A seguito delle indagini della Procura della Repubblica, il PM chiese l'archiviazione del procedimento. GIP confermò. Invece il GIP, per le affermazioni denigratorie da parte della minoranza nei miei confronti, decise che le stesse non potevano qualificarsi come diffamazione, ma come ingiurie aggravate. Però il reato era depenalizzato e quindi si bloccò tutti in quella fase. I lavori hanno riguardato il rifacimento dei sottoservizi, rete idrica, fognatura, pubblica illuminazione, metano, SIP, Enel, banda larga. È rifatta la pavimentazione con basoli di pietra lavica. La minoranza non lo sa, non se ne è accorta che prima c'erano i basoli in piazza che ballavano, in altre zone c'era solo bitume. Non se ne sono rese conto. Molte vie del centro storico, in precedenza pavimentate con bitume, a seguito di detti lavori, sono state pavimentate con mattonella di pietra lavica. Grazie anche ai lavori della rete idrica, l'intero territorio comunale ha l'acqua potabile 24 ore su 24 e siamo uno dei pochissimi comuni che non hanno avuto nessuna interruzione idrica. I finanziamenti non andarono perduti, come voleva la minoranza, infatti chiese più volte l'annullamento e la revoca dell'aggiudicazione dei lavori con continue azioni amministrative e giudiziarie. Nella precedente campagna elettorale fummo accusati dal candidato sindaco della lista avversaria che stavamo distruggendo la piazza. Oggi davanti alla chiesa della Natività e lungo la scalinata si fanno bellissime importanti manifestazioni e anche chi denigra poi pubblica fotografie con queste manifestazioni. Lo stesso davanti alla fontana e davanti al castello Filomarino, dove prima c'era il bitume, oggi c'è la pavimentazione in pietra, unitamente agli alberi che tutti chiedevano di mettere. Gli alberi ce ne sono sei, uno davanti a Portobello. No. La bontà dell'opera, la esecuzione, l'efficienza, la bellezza della stessa è riconosciuta da tutti. Solo la minoranza attuale non se ne è reso conto. Nel 2017 l'intera opera è stata completamente ultimata e collaudata dall'apposita commissione. Il consigliere Capuano, durante l'esecuzione dei lavori, dichiarò che i fondi erano stati dirottati dal centro storico alla piazza. Quindi Capuano all'epoca era a conoscenza dei lavori in fase di realizzazione. Chiara dimostrazione che non gradiva la realizzazione dei lavori perché bisognava criticare l'amministrazione in carica e quindi non gli piaceva che si rinnovava il tutto, scalinate della chiesa, pavimentazione, piazza 20 settembre, si cambiava la rete idrica, non piaceva. Oggi invece il consigliere Capuano, oggi smemorato, non ricorda più le opere realizzate e con una sfacciataggine senza confine, insieme ai suoi due discepoli, si permette di insinuare ancora una volta dubbi sull'operato del sottoscritto e della mia amministrazione, chiedendomi dove sono finiti i soldi, diffondendo in questo modo notizie diffamatorie a mezzo stampa, a mezzo Facebook. Al consigliere De Matteis voglio ricordare che quei fondi sono serviti anche all'abbassamento del marciapiede, dove senza autorizzazione fu abbassato e un consigliere di minoranza, oggi suo amico, fece ricorso alla procura e dovemmo giustificare pure quello. Oggi De Matteis non si ricorda.
dimenticato dei lavori, allora si dichiarava entusiasta della bellezza dei lavori, vero caro sindaco? Oggi non si ricorda. Per fortuna ci sono gli atti e i fatti che parlano chiaro, e solo chi è di poca memoria può dire il contrario. Una cosa è certa, abbiamo una minoranza smemorata, memorata, non è colpa nostra, fatevi curare se non vi ricordate fatti eclatanti che tutti vedono e tutti toccano ogni giorno. All'epoca rimasero fuori dal progetto altre vie del centro storico per carenza di finanziamento regionale. Recentemente, a seguito di un finanziamento di 386.000 euro, è stato indetto un concorso di idee rivolta a ingegneri e architetti per la rigenerazione del centro storico, con una premialità per i tecnici vincitori della proposta di progetto per complessive 35.000 euro. Ebbene, anche per questa importante iniziativa la minoranza subito si è risentita. Mentre criticano l'amministrazione comunale per il mancato completamento del centro storico, poi si risentono se l'amministrazione comunale avvia le procedure per avviare a soluzione questo annoso problema che risale a moltissimi anni fa. Non è nato oggi, è nato moltissimi anni fa. Io mi auguro che al termine dell'intero iter e del finanziamento riguardante la esecuzione dei lavori, l'intera area venga completata. La minoranza inoltre ha avuto l'ardire, di accusarci che la scrittura dei nomi di quattro vie del centro storico, che sono le foto, risultano scritti sui muri, in particolare via Rocchisana, Largo Piazzetta, via Garibaldi e via Canale. Premesso che dette zone non erano ricomprese nel progetto in questione. A seguito delle continue bugie che la minoranza erutta ogni giorno, in ogni suo intervento e in ogni suo atto, ho voluto approfondire la questione. Il risultato è che nel 2002 la giunta comunale, sindaco Capuano, decise di affidare i lavori riguardanti il servizio di revisione della numerazione civica, aggiornamento della cartografia e pose in opera delle targhe relative alle vie. I lavori prevedevano anche la posa in opera delle targhe relative a tutte le vie del comune, non solo alle quattro vie citate dalla minoranza. Dagli atti risulta che i lavori di questo appalto sono stati completati il 14 aprile 2004, sindaco Capuano. La cosa gravissima è che ho ritrovato in un vecchio deposito circa 250 lastre di marmo riportante le indicazioni di tutte le vie del comune di Rioccadastro, tra cui alcune rotte, tra cui anche le quattro vie. Lastre contabilizzate e pagate e dovevano essere installate su ogni via del comune, come da contratto, cosa mai avvenuta. È innegabile che ci troviamo di fronte a un grave danno sia per i cittadini sia per il comune, anche in termini economici. Mi chiedo e chiedo all'ex sindaco Capuano come mai non sono state messe in opera le targhe in questione, come è stato possibile dichiarare l'ultimazione dei lavori senza l'apposizione delle oltre 250 targhe. La minoranza, a fronte di questa ennesima grave bugia, tendendo non solo a denigrare questa amministrazione, ma scaricare su di noi colpe gravissime che appartengono esclusivamente all'amministrazione guidata dall'ex sindaco Capuano, che oggi ha tentato di scaricare su di noi le proprie gravi responsabilità. In tanti anni di vita amministrativa
Non ho mai incontrato un gruppo come l'attuale minoranza, dedito solo a mistificare i fatti e dire falsità. Ogni consiglio comunale, sindaco, stiamo assistendo a una cosa vergognosa, solo falsità. Tempo fa ho dichiarato che in un'azione democratica questa minoranza andrebbe esclusa dal consiglio comunale. Peccato che la legge non lo prevede. Forse non mi sono... Devo ripetere, non... No, io vedo che vi agitate, fate smorfie, fate... Non ho capito. Quando parlate voi, io non dico niente. Assisto, voi dite una serie di bugie, io educatamente assisto. Quando parlo io, fate delle smorfie. Ma quando ho finito di parlare, replicate correttamente. Non vi dovete agitare e fare smorfie e fare movimenti di mano. Io parlo di fatti. Voi parlate bugie a ripetizione. Io penso che dopo questa gravissima mistificazione e falsità messa in atto dall'ex sindaco Capuano, con la collaborazione dei suoi, ripeto, novelli allievi, il minimo che dovrebbe fare Capuano a seguito di questa ennesima figuraccia è rassegnare le dimissioni. Noi abbiamo assistito all'eliporto, dove ha affermato che erano stati spesi 10 miliardi per la realizzazione dell'eliporto, cosa mai avvenuta. Abbiamo dovuto assistere alle bugie sull'ospedale, sul centro trasfusionale, in ultimo sul trasporto rifiuti, che il sindaco Capuano si era riservato di portare gli atti qui questa sera, ma non li ha portati. Ma io dico... Ma possiamo veramente perdere tempo? Io mi devo preoccupare di andare a vedere gli atti dal 2001-2006 per dovermi giustificare? Io mi devo giustificare per le loro inadempienze, per le loro errori che hanno commesso? Ma questa è una cosa vergognosa. Sono convinto che Capuano non ha questa sensibilità. Capuano piace l'ordine solo alla casa degli altri. Detto questo, propongo di demandare al sindaco e alla giunta l'adozione di atti urgenti al fine di avviare la predisposizione e la messa in opera delle targhe relative a tutte le vie del paese, del territorio, perché mi sembra ci sono anche delle zone rurali, unitamente al rifacimento delle targhe rotte, molte di queste sono rotte. La pulizia delle stesse, se le vedete, sembrano mascherate, hanno cambiato colore. Targhe rotte depositate dal 2004, rivenute giorni fa in un deposito comunale. Provvedere ad accertare i responsabili di tali gravi omissioni con antebito della spesa a chi o a coloro che a vario titolo hanno omesso il rispetto del contratto di affidamento. Allora poi dalla verifica degli atti emergessero abusi ed omissioni varie sull'intero iter riguardando sia l'affidamento dei lavori e l'esecuzione degli stessi, chiedo l'invio degli atti sia alla Procura della Repubblica che alla Corte dei Conti. Questo in ossequio a quando più volte ribadisce la minoranza che fanno le loro azioni nell'interesse del popolo e della legalità. Allora iniziamo a rispettare il popolo e la legalità. Chi ha sbagliato deve pagare. Questa è la mia proposta. Vi voglio solo far vedere le foto riguardanti le targhe. Ha affidato i lavori dal 2002, pagate le targhe si trovano in un deposito, tutta una macerie di rifiuti, vedono poi, 258 targhe, questa è la situazione. Questi signori hanno avuto l'ardire di
pubblicato su Facebook accusando noi della scrittura vicino al muro. In che modo abbiamo ridotto? Volevano dimostrare in che modo abbiamo ridotto il centro storico, quando il vero artefice di questo misfatto è il consigliere Capuano. Mi fermo qua. Se volete le foto? No, ve l'hanno fatto. Ma le foto dell'Italia. Le foto del centro storico, perché io vorrei fare giusto un brevissimo intervento, poi sicuramente anche gli altri consiglieri vorranno discutere. Sì, 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 ma mo facciamo uno scambio di fotografie. Se, io infatti volevo un attimo ripetere. Posso, sarà un intervento molto breve, però volevo, vabbè, innanzitutto diciamo il concetto di democrazia del vice sindaco è alquanto particolare, il voler eliminare la minoranza, per fortuna diciamo la Costituzione non lo consente. Comunque, a parte questo, perché è una cosa che viene sempre ripetuta, vorrei partire da una frase del vice sindaco che dice: i fatti parlano chiaro. E infatti i fatti parlano chiaro, perché vede, quando durante la conferenza dei capigruppo ho letto di questo inserimento appunto dell'ordine del giorno, sono rimasta sorpresa, perché cioè del coraggio che lei ha avuto nel portare questo argomento, cioè il centro storico, in consiglio comunale, perché è sotto gli occhi di tutti che il centro storico è in uno stato di abbandono. Abbiamo anche le foto, ovviamente anche noi siamo degli esperti fotografi, abbiamo anche noi le foto che lo attestano. E la cosa, diciamo, triste è che ad amministrare da 16 anni non siamo noi, è lei che amministra da 16 anni. E lei in 16 anni cosa ha fatto per migliorare lo stato di tutto il centro storico di Rocca d'Aspide, non soltanto delle quattro strade che ha nominato lei? Che poi ovviamente se viene realizzata un'opera e viene realizzata bene, qua siamo tutti felici, non è che siamo contrari, ma il problema è che il centro storico è molto più grande di quello che ha presentato lei. E poi soprattutto ogni volta si rifà alle vecchie minoranze consiliari, si riferisca a noi. Questa, diciamo, questo video, questo comunicato l'abbiamo fatto noi, direzione futura, attuale minoranza consiliare, quindi cortesemente si riferisca a noi e non ad altri, che poi chiaramente, non essendo più consiglieri comunali, neanche possono poi rispondere, perché poi se vogliamo andare a vedere chi erano i consiglieri d'opposizione in questi anni, beh, non erano solo quelli che sono stati nominati da lei. Io mi fermo qui e penso ci siano altri interventi, per cui rimetto al Presidente. Chi vuole intervenire? Prego, consigliere Capuano. Allora, una premessa: se in futuro ci saranno altre iniziative del vice sindaco o di altri amministratori come questa, io vorrei conoscere prima il testo, perché venire qui alla cieca, come un appuntamento alla cieca, senza sapere di che cosa si deve parlare, è una cosa che a me non sta bene. Perché quando poi si dicono tante cose, si fa riferimento ad appalti, a date, cifre e tutto il resto, visto che si parla di roba di circa 20 anni fa, anche io ho bisogno un poco di documentarmi, non è che posso andare a memoria su tutto. E quindi la prossima volta io voglio il testo di quello che si parla e si dice qui, non è che veniamo e veniamo messi al... così a una mitragliata di cose su cui noi non abbiamo avuto modo assolutamente di documentarci e poi di ribattere. Per quanto riguarda le tabelle che sono state messe lì, io appunto è passato tanto di quel tempo che la vicenda non la ricordo, nel senso, io ricordo che abbiamo fatto abbiamo dato incarico per la toponomastica e la numerazione,
Poi sull'iter, il perché, se si è interrotto, dove è arrivato, sono cose di 20 anni fa. Io non posso ricordarmi queste cose. Se mi avessero dato la possibilità, sarei magari andato a cercarle queste carte e potevo essere un po' esaustivo. Certamente mi fa specie che dopo 20 anni, proprio adesso sono venute fuori queste tabelle. Chissà, sono stati gli scavi di Pompei, li hanno messi fuori, cioè in questi anni nessuno sapeva che c'erano quelle tabelle. Adesso sono uscite fuori, guarda caso sono uscite fuori proprio adesso, nell'immediatezza di questa interrogazione. Insomma. Sul fatto poi che il metano non è stato pagato alla ditta, ecco, questa qui è una cosa invece che si può anche approfondire, perché non mi sembra un po' anomalo, perché non è stata pagata? Non è che il Ministero è impazzito o chissà che cosa, si vuole capire, un'amministrazione vuole sapere perché una ditta che ha vinto un appalto comune per un'opera importante e ha interrotto i lavori con tutti i tubi fuori e stiamo tutti zitti ad aspettare, ma è una cosa proprio indecente. Insomma. Quindi voglio dire, la prossima volta che si fanno queste esternazioni, noi queste esternazioni le vogliamo conoscere prima, non alla cieca, venire qui. Chissà che ci dice stasera il vice sindaco, andiamo a sentire che ci dice, perché non lo sappiamo, non abbiamo avuto nessun modo di fare. Una cosa ci tengo a precisare, io di denunzie, tutte queste decine di denunzie che sono state fatte, grazie a Dio io forse il 99% di quelle denunzie non sono state fatte da me, perché sono un po' contrario a farle queste cose. Poi sono stato, qualcuno l'ho fatto, abbiamo fatto della segnalazione, già decine. Lei è andato in procura e ci sono gli atti, ma come si fa a dire queste bugie? Facciamo finire il consigliere Capuano, un attimo e poi dopo. Perdoni, così a in procura, io sono andato in procura. Sì, lei ha firmato. Sì, sindaco, consigliere, completa un attimo e poi dopo allora, discutiamo. Allora voglio dopo vedere, le vado a vedere queste carte, se mi dice quali sono, andiamo a vedere. Se sospendiamo il consiglio le vado a pigliare un attimo. Così gli diamo la prova in diretta al consigliere Capuano. Ma non si può sentire, ci può piacere. Facciamo completare un attimo. Appunto dico, consigliere, completi l'argomento, un attimo, poi dopo discutiamo. Io queste cose le voglio sapere prima, non mi venite a dire di cose di 20 anni fa. Va bene quello che dice, non deve dire coram populo che lei non ha fatto denuncia. Ci sono le sue firme sulle denunce di questi lavori, le sue firme, non le mie, le sue. Le denunce all'ispettorato del lavoro, alle fotografie, le cose. Alla procura ma il vice sindaco ha detto che ci sono state svariate denunce, a me non mi risulta che ci siano le mie firme. Ci vogliamo mettere d'accordo. Noi abbiamo fatto, allora, sindaco, io l'ho semplicemente richiamato ad una cosa. Sindaco, allora facciamo una cosa. Consigliere, prego. Facciamo una cosa. Consigliere, cambiate solo per voi sì. E poi dopo discutiamo. Allora, forse dà fastidio che ci sia una minoranza. Questa è il. Bugie, basta, solo questo. Non lo dà fastidio. Allora, ma io non ho detto che non ho mai fatto nessuna segnalazione. Mai, non ho fatto tutte quelle decine di denunce che il vice sindaco ha riportato. Vabbè. E che poi se la opposizione fa una denuncia, penso che faccia anche il suo dovere e che forse dà fastidio, forse la cosa non va bene. Poi la magistratura decide che cosa c'è. Se uno ha il sospetto che ci sia qualche irregolarità, che cosa dobbiamo fare? Chiudere gli occhi, girarci dall'altra parte? Che cosa dobbiamo fare? Allora, questo è quanto volevo dire. Poi per quanto riguarda il centro storico, facciamoci un giro ogni tanto da quelle. A me ogni tanto mi tocca per motivi di lavoro, con la mia borsetta, di girarle per quei vi. Anche chi ogni tanto li faccia, ma non la strada principale, anche i vicoli intorno, e si rende conto un poco quelle persone lì come stanno vivendo, i pochi che ci sono rimasti. Se poi il centro storico deve essere solo un momento di campagna elettorale, un altro paio di maniche, ma ogni tanto vediamo di essere concreti e andiamo un poco
per quanto è possibile, quelle brutture di tubi, di cose che non necessitano di milioni di investimento, ma semplicemente un poco di manodopera ordinaria, insomma, almeno quello facciamolo, insomma, nel rispetto dei nostri concittadini che ci vivono. Grazie. Ci sono altri interventi? Prego, vice sindaco. È uscito improvvisamente questo argomento, ma non l'ho tirato fuori io l'argomento, avete tirato fuori voi avete dichiarato, ecco qua, voi avete fatto un dossier in due riprese e al termine dite che fine hanno fatto questi soldi, voi lo dite voi avete detto, avete fatto capire alla gente che questa amministrazione ha scritto i nomi sui muri con la pittura, l'avete scritto voi. Scusate, voi permettete che noi dietro questa cosa facciamo un approfondimento e diciamo la verità dei fatti? Questa è la cosa. Noi non volevamo, mai lontanamente pensiamo di eliminare questa minoranza, questo è il fiore all'occhiello di Rocca d'Aspide, questa minoranza. Guai se non ci fosse, solo che noi avremmo gradito una minoranza che parlasse di fatti concreti, non bugie. Ma voi state dicendo, voi siete di aiuto a questa maggioranza, noi vogliamo un aiuto per far progredire il paese, voi ci fate perdere solo tempo per smentirvi con i fatti, voi dite bugie dalla mattina alla sera. Il centro storico è uno stato di abbandono, quello che abbiamo potuto fare in base a quel finanziamento l'abbiamo fatto, il progetto è stato rispettato alla lettera, le zone previste da sistemare, votate da tutti, sono state realizzate i lavori, dopodiché oggi abbiamo avuto, tempo fa abbiamo avuto la possibilità di fare questo studio di fattibilità. E subito avete messo, subito vi siete allertati, voi siete contro, siete arrabbiati per la sconfitta elettorale, non vedete niente, voi odiate la minoranza e odiate il paese, questa è la vostra colpa. E se non c'è il finanziamento dello Stato, scusate, come dobbiamo fare a realizzare il completamento del centro storico? Un'altra cosa dovete dire e far capire ai cittadini: il centro storico, il comune può provvedere alla sistemazione delle vie, dei sottoservizi, ma non è che lo Stato dà i fondi per la ristrutturazione delle abitazioni private. Poi parliamoci chiaro, devono intervenire i privati, ma se i privati abbandonano e alcuni che si lamentano e sono a sostegno del centro storico, sono proprio quelli che hanno abbandonato il centro storico, si sono trasferiti in altre zone. Se è così bello il centro storico, ed è bello, ma perché l'avete abbandonato? Perché non ci ritornate? Questa è la situazione. Che dobbiamo fare noi? Con quali fondi dobbiamo intervenire? Là ci vogliono perlomeno 10-15 milioni minimo per completare le opere. Abbiamo avviato questa procedura e venite qua a dire il contrario dei fatti. Ma perché non poteva essere fatto in altri anni precedenti? Che è che noi abbiamo tralasciato noi? Quindi le tabelle non sono uscite fuori adesso, l'avete tirate fuori voi a seguito delle vostre false accuse. Noi ci siamo messi alla ricerca e abbiamo trovato questo affidamento fatto il 28/6/2002 con il relativo contratto, i lavori sono ultimati, le tabelle non sono state messe, la ditta è stata pagata e penso che questa è un'illegittimità grave, mentre le targhe stavano lì a essere sotto materiale vario. Merito alle denunce, è meglio che non ne parliamo, ne sono uscito pulito, però mi meraviglia che questa sera Capuano si è convertito, che la magistratura è un organo dello Stato
e quindi quando ci sono delle anomalie è giusto interessarlo. Però quando abbiamo chiesto, io ho fatto le denunce perché hanno trasferito 11 medici illegittimamente dall'ospedale in altri ospedali, in altre cose, questa stessa minoranza si è dichiarata che non dovevo fare, dovevo ritirare le denunze, cioè dovevamo smantellare, dovevamo accettare lo smantellamento dell'ospedale. Questa sera abbiamo questa nuova affermazione che possiamo rivolgere alla magistratura. E io propongo di rivolgerci, fino adesso sono stato buono, da oggi in poi farò quello che altri hanno fatto a me per sempre. Segretario, vi faccio un invito pubblico quanto riguarda la sala polifunzionale. Dovete sollecitare i responsabili, voglio sapere la quantificazione delle spese per agire anche in quella vicenda. Chi ha sbagliato deve pagare. Io sono stato assolto con formula pia. Se ci sono altri responsabili, è giusto che parli. Credo che sta facendo una denuncia, non c'è bisogno di centro storico o altre strade. Prego, ci sono altri interventi? Sì. Prego, no, consigliere Capua. Consigliere Mauro. No, perché sono una risposta a una cosa che ha appena affermato il vice sindaco, poi giuro che passo la parola. Quando dice che le persone che hanno le case dal centro storico e se ne vanno, è ovvio perché mancano i servizi essenziali e questo fenomeno continuerà se non si risolve il problema, cioè se non si decide di sistemare l'intero centro storico. In 16 anni non è stato fatto. Amen. Passo la parola ad altri. Prego, Capuano. Allora, la storia si ripete sempre come al solito. Insomma, anni fa chiesi all'allora sindaco Auricchio come mai aveva speso 50.000 euro di soldi pubblici per illuminare una zona del Carpine dove lui abita, una zona che era una lottizzazione e che quindi quelle spese di quelle luci, di quell'illuminazione doveva essere a carico dei lottizzanti o di chi aveva avuto la lottizzazione. Per tutta risposta il sindaco, insomma, disse al segretario comunale di allora, eccetera, andare i vigili andassero a casa del dottore Capuano a controllare se casa sua era a posto, e mi hanno mandato i vigili e i tecnici a casa mia, eccetera. Oggi gli diciamo una cosa e dice: allora segretario, eccetera, provvediamo alla denuncia della... Questa è sempre la stessa cosa, usate il potere per mazzolare gli avversari. Non ci fa paura, vice sindaco, non ci sfiora nemmeno, non ci ha sfiorato allora e non ci sfiora adesso. Quella lottizzazione dove lei abita ancora non ha fatto la cessione delle opere al comune. È una vergogna, questa è la vergogna, questa è la vergogna. E mo ci penso. Tu hai realizzato un'abitazione agricola, hai promesso di pagare gli oneri. Nessuno mi ha obiettato niente. Nessuno ti ha obiettato niente. Hai omesso di pagare gli oneri di urbanizzazione. Allora mi vuole mandare un'altra volta? No, io non mi sarebbe la terza volta. Non se me le vuole mandare. Non li mando. Prendiamo un caffè. Non lo vuole mandare. Ci sono altre due di maggioranza. Prego De Matteis, poi conclude il sindaco. Allora, prima cosa, sdrammatizziamo i toni e facciamo gli auguri di buon onomastico al sindaco, perché se non sbaglio al vice sindaco, perché oggi è il suo onomastico. Quindi la prima cosa, un attimino per sdrammatizzare un po' quello che sta succedendo adesso, e tutti quanti noi ci associamo a fare gli auguri di buon onomastico. Poi rimango per l'ennesima volta esteramente esterefatto, perché noi oggi veniamo qui per un consiglio comunale urgente, sottolineiamolo, urgente, e di cosa parliamo? Parliamo di un post della pagina di Direzione Futura, cioè noi veniamo qui e parliamo di screenshot, perché quelli che ha il vice sindaco con sé e che ha presentato
sono degli screenshot di una pagina Facebook. Cioè oggi noi siamo qui tutti quanti, anche chi è venuto a seguirci, a seguire che cosa? Un consiglio comunale urgente dove l'elemento cardine si chiama pagina direzione futura. Allora, torniamo indietro. Perché nasce questo reportage? Questo reportage non nasce perché Peppino, Lorenza, Giuseppe si svegliano una mattina, ah, oggi è sole e andiamo a fare le foto nel centro storico. No, no. Questo nasce perché ci sono tante persone che ci segnalano una serie di problematiche. Ci segnalano una serie di problematiche. Relative a che cosa? Relative a tante cose, tante cose. Quella del centro storico. Perché abbiamo dedicato tempo lì? Perché quello è il fiore all'occhiello del nostro paese, vice sindaco. Quella è la parte più bella del nostro paese, che potrebbe attrarre 1200 turisti all'anno. È mai andato nei centri storici di altri paesi? Domando. È mai andato? Non dico nemmeno di arrivare, ormai la mia terra l'ha pubblicizzata la volta scorsa, Cortina d'Ampezzo, Roma, altri centri storici, ma dico di andare nei centri storici di paesi vicini. Sono delle 500 rispetto a noi, ma camminano come delle Ferrari. Noi siamo una Ferrari e camminiamo come una 500. Scenda ogni tanto nel centro storico, vada un po' più sotto per vedere la situazione in cui il centro storico si trova. Vada più sotto, vada a vedere come è combinato. E non parli sempre della minoranza di 10 anni fa, di 15 anni fa. Noi siamo la minoranza, come ci avete definito, eterna? Siamo fieri di essere eterni, siamo fieri di essere l'opposizione di Rocca d'Aspide. Siamo assolutamente fieri. Quando ci dite che siamo i nemici di Rocca d'Aspide, fate attenzione però, che a noi non ci fa né caldo né freddo quando dite che siamo i nemici di Rocca d'Aspide. Ma quei nemici di Rocca d'Aspide, all'epoca, settembre 2021, sono stati votati dal 45% della popolazione, quindi non insultate solo noi. Insultate tutta una fetta di popolazione che non ha scelto voi, per ovvi motivi. Quindi attenzione, quando ci attaccate, sappiate che noi qui rappresentiamo una fetta della popolazione. Non siamo Giuseppe, Lorenza e Peppino. Queste sono foto che lasceremo agli atti. Oggi siamo venuti comunque qui con la speranza che almeno, nonostante si parlasse della pagina Facebook Direzione Futura, ci fossero delle risposte concrete sulle situazioni. Perché dico questo? Perché stiamo perdendo tempo, perché ci sono luci accese, ok? La corrente elettrica costa e stiamo venendo a discutere della pagina Facebook Direzione Futura e questa corrente elettrica la pagano i cittadini, caro vice sindaco. Siamo venuti qui per parlare della pagina Facebook Direzione Futura in un consiglio comunale urgente, spendendo corrente che pagano le persone che ci stanno ascoltando e tutti quanti noi. Lei è venuto qui a criticare la pagina Facebook Direzione Futura. Sa qual è il compito dell'opposizione? Forse no, perché qua sembra che i ruoli si stanno invertendo. L'opposizione, volente o nolente, ha il compito di criticare se ci sono delle problematiche, di segnalare se ce ne sono altre, e non abbiamo fatto che segnalare. Lei viene qui, anziché fare l'amministratore, lei viene qui a criticare chi sta criticando. Penso che siamo l'unico paese in Italia dove succede un'anomalia ormai, e le stiamo vedendo tutti i giorni, le verità con gli occhi di tutti quanti. Siamo l'unico paese al mondo, forse, dove la maggioranza, anziché fare la maggioranza, viene qui e critica cosa scrive Direzione Futura su una pagina Facebook. Pensi a fare le opere, non pensi a criticare noi. Ma forse lei non è abituato a questo tipo di opposizione, vero? Prima ci ha quasi fatto i complimenti, no? Ma lei non è abituato. Lei è abituato che esiste un solo sistema, quello del secondo piano. Poi scende giù, prende pezzi dei racconti, li racconta alla gente, li parafrasa con il suo metodo e fa in modo tale che quella diventi la verità là sotto, in modo che ci sono quelle due o tre persone che raccontano i fatti e poi li distribuiscono. Per fortuna c'è un'opposizione che sta dall'altro lato della strada, che fa vedere le ricevute, che fa vedere le delibere, che fa vedere le determine, che escono sui giornali. Non c'è più il metodo della parafrasi della verità,
c'è la verità che noi la raccontiamo con fotografie, pubblicando e facendo vedere le vostre delibere, le vostre determine, cioè atti che la gente finalmente può vedere con i propri occhi, perché fino a poco tempo fa esisteva solo il metodo della parafrasi. E quindi da questo punto di vista almeno ringrazio. Abbiamo acceso i riflettori su una problematica importante che è sicuramente quella del centro storico. E mi fa piacere vedere che la richiesta all'ordine del giorno, dal mio punto di vista assurda, cioè discutere su una pagina Facebook, sia stata almeno firmata solo da lei. Questo almeno rende conto di quello che sta succedendo. Però purtroppo, caro vice sindaco, stiamo perdendo tempo. Pochi giorni fa abbiamo presentato una problematica degli esercizi commerciali. Noi qui oggi dovevamo venire a discutere di altre problematiche, perché c'è gente là fuori che tra un po' non sa come pagare le bollette. Ci sono esercizi commerciali che non sanno come pagare le bollette. La problematica naturalmente è nazionale, come sempre è nazionale, ma l'amministrazione deve fare in modo tale da attutire le problematiche, non venire a perdere tempo qua a consumare altra corrente elettrica, perché mi sembra soltanto che ultimamente i soldi si sperperano inutilmente e quei soldi possono essere utilizzati completamente diversamente. La rotatoria, le spese per la rotatoria, le centinaia di migliaia di euro di spese, di mutui aperti e forse mai realizzati, spese inutili che vengono fatte, non potevano essere investiti diversamente quei soldi. E invece qui veniamo a parlare di un consiglio comunale, in un consiglio comunale urgente, anziché delle problematiche della gente che sta là fuori, veniamo a parlare della pagina Facebook Direzione Futura. Piano piano. No, quando parlo delle problematiche, quando parlo, caro sindaco, delle problematiche della gente, alzo la voce. Non l'ho mai fatto fino adesso, ma le verità stanno emergendo e la gente sta capendo, e lo è, se lo può pure risparmiare. Lo so, vice sindaco, da quando Direzione Futura, purtroppo dal tuo punto di vista, ti ha obbligato a dimetterti da capogruppo, ha iniziato con le varie guerre, i vari attacchi. Volevi fare il vice sindaco, il capogruppo, dovevano stare tutti zitti, giusto? Poi non hai rispettato la legge e noi ti abbiamo detto di ritirare da capogruppo. Consigliere, da allora, chiedo scusa, no, per quanto riguarda il capogruppo mi era stato chiesto a me, io ho rifiutato. Lo so, ma lui non ha rispettato, fatto, però non c'è rispettato stato il regolamento. C'è stato, da allora, non perché sarà, voleva, sarà una non per difendere, sarà, poi voglio aggiungere solo un'altra cosa e chiudo, anche perché vice sindaco forse devo lasciare. Non siamo qui in un consiglio d'urgenza per ragionare solo ma per il bilancio consolidato. Questa è una, sì, però altre volte quando noi in un consiglio potevate inserire tranquillamente anche il fatto dei commercianti, ne discutevamo tranquillamente. Chiedo scusa per aver disturbato. Mi trattengo altri 5 minuti. Concluda gentilmente. No, concluda, perché mi dice concluda, scusa? Ci sono anche no, Presidente, io voglio capire perché adesso devo concludere, non devo finire di parlare. Finisca l'intervento, prego. No, io vorrei capire perché lei mi sta dicendo. No, sindaco, io sto parlando con il Presidente del Consiglio, voglio capire perché mi sta dicendo di interrompere. Se sto dando fastidio parlando delle problematiche delle persone, me lo dica. Assolutamente no. No, mi spiega perché stava assolutamente no, voglio capire perché mi stava dicendo che mi dovevo interrompere, me lo spiega? No, concluda, perché mi ha detto concluda? Non è stato... Quali tempi? No, non ha detto nei tempi che riterrà, ma ha detto concluda. Sì, sulla base, è implicito dove è scritto. Consiglio, se mi fa parlare, forse lo spiego anche... Se lo tiene al tribunale, non qui. Ho detto concluda l'intervento. All'aula consiliare. Il re Ipsa, caro sindaco, non appartiene all'aura consigliare. Consigliere in attesa, le ripeto, il mio discorso dà fastidio? È scontato con quello che stava dicendo? No, ma perché lei è il suo avvocato in questo momento? Le posso spiegare? Sì, prego. Stavo dicendo, concludiamo l'intervento, non ci mettiamo a parlare tra consigliere e consigliere. Stavo parlando... Ma prima che stava succedendo non l'ha detto, adesso che parlo io, ogni volta che parlo io c'è sempre... L'ho detto anche al consigliere Capuano, concludiamo l'intervento, può essere anche mezz'ora, ma lo concluda. No, non l'ha detto al consigliere Capuano. Prego, concluda l'intervento. L'opposizione sta funzionando perché venite qui e parlate di quello che noi diciamo. Quindi abbiamo acceso i riflettori su un problema, questo è il nostro compito.
non è successo solo per il centro storico. Noi di segnalazioni sulla pagina Facebook ne abbiamo fatte molteplici e il giorno dopo siete corsi ai ripari. Il giorno dopo, sì, non faccia quella faccia, vice sindaco. Il giorno dopo siete corsi ai ripari, anzi, vi siete pure rivendute determinate cose che abbiamo detto. Però va bene così, perché il nostro compito è prendere le problematiche di fuori e portarle qui e discuterle. Però mi faccio la cortesia, la prossima volta non parliamo sempre di Facebook e parliamo dei problemi, perché i problemi ce ne sono tanti. L'altro giorno, arrivando a Rocca d'Aspide, mi ha meravigliato vedere durante il diluvio un operaio che puliva le cunette. Un operaio che puliva le cunette sotto la pioggia. È impressionante, mesi e mesi di siccità, bisognava mandare. Mi sono dispiaciuto veramente quel povero operaio sotto l'acqua a pulire delle cunette. Che la settimana precedente, cioè la settimana scorsa, era previsto il diluvio di questa settimana. Mandiamo un operaio all'ultimo momento, ma che fate? Pensate solo alla pagina Facebook di Direzione Futura. Quel centro storico, voi l'avete scritto nel programma elettorale, 300-400 posti letto avete scritto nel programma elettorale. Come pensate di realizzare quei 300-400 posti letto? È nel vostro programma elettorale, non nel nostro, L'avete scritto voi. Come pensate in mezzo a queste strade di far venire i turisti? Il marketing del turismo non ci si inventa. Se non risolviamo i problemi, se non portiamo concrete risposte qui, non li risolveremo mai. E almeno puliamo quel tratto di strada, perché so che è in corso l'organizzazione per la festa della castagna. Puliamo perché le persone che vengono da fuori non vedano quelli che sono i problemi. E la prossima volta, e concludo, Presidente, la prossima volta che veniamo in consiglio, affrontiamo problematiche direttamente, non partiamo dalla pagina Facebook, veniamo qui con risposte concrete e le problematiche di là fuori, se non le volete discutere in consiglio come abbiamo fatto nell'ultima richiesta che vi abbiamo fatto con interrogazione sulla questione rincaro bollette, fatelo in altra sede, fatelo in giunta, ma cercate di andare incontro alla popolazione. Grazie. Prego. Abbiamo. No aleatorio. Ma come aleatorio? Proposte migliorative, meglio delle nostre. Non dobbiamo fare la manifestazione di interesse, fatecelo sapere. Se c'è una proposta migliorativa, la vostra è migliore, fateci la cortesia, fatecela avere, la proviamo, ce la volete fare. Voi venite solo a criticare. Quando parlate della pagina Facebook, voi ogni volta che dite le bugie, noi veniamo qua per chiarire, per smentire, ci dobbiamo difendere. Voi ci calunniate ogni giorno, voi non sapete, tu parli con me del centro storico. Io quando portavo le bombole e i televisori nel centro storico, tu non eri proprio nato, non sai proprio che cos'è, hai capito? Questo è. Va bene, prego. Non sai proprio dove stai, regà. Stai dicendo un sacco di fesserie pure stasera. Lancia cose, ripetizioni. O puliscono le cunette quando piove. Se il capo ufficio ha ritenuto che il dipendente, i dipendenti debbono pulire, ma siamo noi a disporre queste cose. Voi non sapete neanche che la gestione dei dirigenti, la politica deve dare solo l'indirizzo. Voi non siete manca. Ma quale controllo? Ma quale controllo? La non l'ho mai buttata, ma nel consiglio scorso. Sì, la facci tu la differenziata. Prego, prego, sindaco, per il ragione l'argomento. Grazie Presidente, io sarò molto breve, non voglio attardarmi perché sono d'accordo sulla inutilità della discussione. Mettiamola così, discutere di queste cose che ho sentito è perdere di tempo, quindi forse bene facciamo a chiudere prima possibile le luci, così le risparmiamo, evitiamo di discutere delle sciocchezze che sento raccontare sempre in termini di chiacchiericcio, di un bla 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 che non ha nulla di concreto. Abbiamo questa sera
portato in discussione per un adempimento di legge un atto solenne di lancio consolidato, che è la struttura attraverso cui si programmano gli interventi e si impegnano le risorse. Minoranza non ha aperto bocca, una parola, zero. Questa è la politica, questa è l'amministrazione, secondo la mia visione. C'è soltanto da stendere un velo pietoso su quelle che sono quelli che vengono definiti i compiti della minoranza, cioè di criticare. La minoranza deve, se è una minoranza responsabile e seria, supportare con iniziative di collaborazione e di cooperazione l'indirizzo politico e amministrativo di un ente. Poi può anche divergere sulle scelte rispetto alle cose da fare. Ma quello che dovrebbe fare la minoranza, cioè il consigliere comunale di minoranza, che dice rappresenta il 45%, è questo. E se non fa questo, il 45%, mi consenta di dirle, lo rappresenta male, malissimo. Rappresenta malissimo. Probabilmente quel 45% diventerà un 15% alla prossima, perché è rappresentato male. E io capisco che c'è una difficoltà nel rappresentare il ruolo, nell'interpretare il ruolo di consigliere comunale, perché non si ha cognizione, io non voglio infierire, ma voi siete arrivati qui senza sapere come si fa una proposta di consiglio comunale. Cioè, voglio dire, è tutto, per carità di Dio, legittimo, però abbiate il contegno di quando volete assurgere a statisti, di usare un po' il metro, che sarebbe un qualcosa di utile per tutti. Capisco anche che avete un problema enorme. Voi state proiettati da protagonisti e da comparse in un film horror. E questo film horror è qualcosa che vi destabilizza. Cioè voi avete il terrore, l'orrore, di una, come dire, accanimento che non vi fa dormire giorno e notte, che è Girolamo Auricchio. È come il mostro cattivo che sta là ed è il film horror, e allora voi state là dentro dalla mattina alla sera e quindi siete circoscritti in questo, diciamo così, in questo cortometraggio, non so se sia corretto dirlo, e non è uscito. Ma mi dispiace per voi, mi dispiace perché voi dite che stasera abbiamo discusso delle pagine, ma noi avremmo dovuto discutere di un'altra interrogazione vostra dove ci chiedete sul mercatino che abbiamo pubblicato, è stata ritirata, ma per dire giusto quello che ci portate a discutere. Meno male che avete avuto la bontà di ritirarla, di sapere quanti erano le domande. Cioè, per dirvi, rispondendo a quello che dice il consigliere, per dire venite in consiglio comunale, poi fortunatamente qualcuno vi suggerisce che è bene, è cosa buona che la ritirate, di dirci una domanda, quante domande hanno fatto per il mercatino rionale, e poi vi lamentate del fatto che discutiamo di cose inutili. Allora, le cose che invece sono da dover raccontare sono il bilancio delle amministrazioni e delle azioni che fanno. Abbiamo fatto il sao sul centro storico, va bene, va male, non va bene, non va, va migliorata. È un'azione che abbiamo messo in campo. Abbiamo fatto la riqualificazione urbana, va bene, è una rappresentazione positiva di un'azione di governo. Voi avete invece una, diciamo, come dire, una vezzo, una connotazione che non so da che cosa vi derivi, forse da questo sentimento di grande livore, ma si sente anche dai toni, si sente dal modo in cui voi cercate di arrampicarvi, cercate di dare un senso alla vostra presenza, che è quella di rappresentare in negativo il paese.
Ma non parlate della riqualificazione urbana, non parlate, avete avuto addirittura l'ardire di criticare l'edificio Marconi, un fiore all'occhiello, avete avuto l'ardire di criticare la raccolta differenziata, dove aspettiamo ancora che ci porti questo famoso, dice che il consigliere Capuano si sarebbe impegnato a lavorare giorno e notte anche a Ferragosto e non si... Cioè, le cose sul dissesto idrogeologico, stiamo facendo una serie di azioni con l'assessore all'urbanistica, sui palazzetti, cioè sulle attività che facciamo, sui centri di aggregazione estivo, sulle misure che stiamo mettendo in campo, su quelle che sono state fatte, di cui beneficiate, grazie a Dio, ve lo ricordava prima il vice sindaco. Questa è l'azione di un'amministrazione e su questo dovreste confrontarvi. Quando sento raccontare parliamo delle problematiche fuori, perché non ci discutiamo e veniamo qui in consiglio a parlarne, ci portate una proposta come suggerì il vice sindaco e la discutiamo e capiamo come possiamo fare, acquisite, fate un poco anche di come dire, palestra e di esperienza rispetto alle cose. Quando si fa una proposta ci deve essere la copertura finanziaria, ci deve essere il parere dell'organo di revisore. Cioè ci devono essere una serie di elementi che raccontarle così, bla 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 bla, ma siamo tutti bravi, il caro energie, le bollette, le istanze, l'interesse, ci siamo tutti d'accordo, ma poi bisogna tradurle in azioni amministrative, di azioni politiche che sono di livello nazionale. Allora io questo dico a voi e non mi attardo più a parlarne. La vostra pagina Facebook può anche, diciamo, non interessare. Io non la guardo proprio, tanto mi è indifferente, tanto è irrilevante rispetto alle cose che dico. Per cui io l'ho scoperto stasera che c'era questa cosa, non l'avevo proprio guardata. Ma che devo sentire raccontare queste mistificazioni che ormai le avete palesate a tutti, tutti? Forse voi non ascoltate veramente la gente. Cioè quando sentite i commenti sui consigli comunali, cioè dice ma di che parlano questi? Di che parlano? Me lo dicono a me, ma di che parlano? Quali sono le azioni? E poi uscite anche dalle contraddizioni, cercate di coordinarvi pure un po'. Quindi insomma uno dice che bisogna fare le guerre giudiziarie, le denunce bisogna farle, l'altro dice uscite dalle guerre giudiziarie, uno dice che il compito è quello di criticare, a me mi risulta che sia quello anche di proporre, per la verità correttamente il compito sarebbe quello di controllare, ve l'ho spiegato già in un altro consiglio che significa prendere cognizione degli atti e andare a sindacare se quell'atto è corretto o meno. Criticare è il mestiere più antico del mondo e penso che sia sinonimo di populismo, sia completamente sinonimo di populismo. E allora, proprio per stare dentro il principio e l'indirizzo che mi sono dato in apertura, non ci attardiamo. E caro Girolamo, non te ne far conto di queste aggressioni, degli esposti e del fatto che tu dici queste cose, perché le infrastrutture le abbiamo fatte, il paese è apprezzato e certo ci sono delle criticità in altro paese. L'altro giorno un insegnante mi ha detto, e non vi dico giusto così, non faccio nomi, che va in una scuola in qualche paese vicino a noi, ha detto ma le scuole come stanno a Rocco non stanno da nessuna parte, là stanno in condizioni terribili, per dire, giusto per dire che sulle cose importanti che riguardano le nostre condizioni di vita, mi sentirei di dire la nostra qualità della vita. Abbiamo fatto tanti passi avanti negli anni, nel corso di queste amministrazioni e penso che bene abbiamo fatto. Poi che ci possa essere la critica, apro e chiudo parentesi, irrilevante, insignificante, inutile della minoranza, non ci tocca. E quindi concludo, uscite da questo film horror, perché se no veramente non vi orientate nel tempo e nello spazio. E se non ne uscite, sarà per voi un problema enorme, non è che mi riguardi tanto. Però una cosa, e chiudo veramente, vi voglio invitare per l'ennesima volta, smettetela di raccontare bugie. E smettetela di raccontare bugie. E smettete soprattutto di negarle il secondo dopo, non il minuto dopo, il secondo dopo. Quindi, caro Presidente, io... mi dispiace che ci siamo dovuti ancora una volta attardare in un confronto
C'è la possibilità in uno scontro con la in uno scontro in uno scontro io ho parlato una volta. Ma non hai parlato una volta sola, sindaco. Ho parlato una sola. Vabbè, ma non possiamo fare il varie volte interrompendo. Ma credo che ho detto solo non deve dire mi sono state dette delle cose l'argomento è stato ampiamente discusso. Allora dobbiamo posso finire un attimo. Certo. Posso finire. Vabbè, non voglio concluda, finire. Sono stanco di ascoltarvi e sono stanco di stare a sentire, a perdere tempo insieme a voi. Voi ci fate perdere tempo. Voi ci fate perdere tempo e siete speciosi. Solo questo riuscite a rappresentare al meglio, la speciosità di ogni singolo argomento, di ogni singola questione. Non avete fatto una proposta ad oggi, una proposta, dico una, non avete dato un indirizzo di cooperazione, di collaborazione. Tra dico, sindaco, quelle le varie proposte e quello che abbiamo fatto. Facciamo pure l'elenco. Certo, portatelo. Penso che ci sono state delle mozioni che abbiamo presentato qui di rilevanza di tutto il paese e sono state bocciate. Quale? Faccia indietro, vatene indietro nel tempo, Sbobbini. Vabbè, non dica quale. Sto dicendo male? Vabbè, sto dicendo una falsità, è una mistificazione. Non lo so, se mi aiuta a ricordare. No, se lo deve ricordare lei, il sindaco di questo paese. E vada indietro nel tempo, Sbobbini, allora. Io sono, per me, quello che dite voi è irrilevante. Com'è? Allora, è irrilevante, quando, mi dispiace quando, dirlo, è irrilevante, è insignificante, pure, è inutile. Sindaco, io concludo l'intervento in 5 secondi. Il sindaco deve concludere l'intervento, poi dopo c'è una votazione. Di me, visto che sono state dette delle falsità ulteriori. Prego. Grazie. Vada indietro nel tempo, si ricordi le varie, i vari consigli che abbiamo fatto e veda se ci sono state delle importanti mozioni che sono state bocciate. Però se sto dicendo una falsità, è il popolo che se lo ricorda. Il popolo, adesso hanno imparato la parola popolo. Hanno è la gente che scrive sui muri. Hanno finalmente imparato la parola. È la gente che scrive sui parola. Muri, tanto che è arrabbiata per quello che succede. Consigliere, prego. Sindaco, concludendo. No, mi faccio rispondere. Sul discorso delle bollette, ci sono tanti soldi, voglio dire uno, quello della rotatoria. Forse qualcuno in questa ma l'ha già detto prima questo. Ci sono una serie di soldi che dovevano essere risparmiati da una parte e utilizzati dall'altra. Ma l'ha detto già prima questo. Se c'è qualcosa di nuovo. Ritorna sempre sul discorso differenziata. Allora forse non è chiaro il concetto. Forse non è chiaro il concetto. I dati Legambiente sono stati pubblicati dall'anno scorso a quest'anno. Ma l'abbiamo già sviscerato. No, visto che il vice sindaco dice che io dico menzogne. Ma l'abbiamo già detto il discorso del sindaco. Chiedo scusa, vice sindaco, il sindaco intendevo. Dice che dico menzogne. Allora permette che mi difendo. Dall'anno scorso a quest'anno Rocca d'Aspire è sceso di 154 posti a livello nazionale. Chiacchiere sono queste. E certo, i numeri, i dati di fatto a voi non piacciono. A voi piace dire che io dico le verità. Le falsità, ci sono i numeri, ci sono i dati che dicono le cose. Facciamo completare l'argomentazione perché dopo dobbiamo veramente completo. Dobbiamo il consiglio passare a votazione. Significativo quello che dice De Matteis ed è veramente induce alla ilarità totale. Vede solo lei, se no. Perché sì, lo so solo io, fai sorridere, no, fai ridere per non dire che fai piangere. Sorride solo lei. Mi dispiace, te lo, traduco, te lo traduco. Quindi, però fammi finire, abbi pazienza. E calmati un attimo, fammi finire. Abbi pazienza. Sto intervenendo. Capisco il nervosismo, capisco che sei agitato, capisco tutto. Capisco che sei. Qualcun altro è agitato, ma noi no. Oh Gesù, Madonna. Sei infatti un grande psicologo anche. Vabbè, stavo dicendo, semplicemente, è emblematico, e chiudo, veramente chiudo, di come si approccino le questioni con quello che ha detto da ultimo De Matteo. È la fotografia di qual è il loro modo di pensare. La rotatoria la spalmiamo sull'IMU, 25.000 euro, un intervento, risolviamo i problemi della gente. Fate un'altra cosa. E secondo me dovreste fare un po' più di seria attività amministrativa, non bla bla bla, per dirla alla Briatone, che non è Giuseppe Giuliano. Grazie. Sì, allora abbiamo che il vice sindaco ha dato indirizzo alla giunta per apporre le targhe rinvenute nel deposito comunale, quindi passiamo a votazione la proposta così come formulata
Ma l'ha fatta seduta stante? Si può, certo. Quindi, no, ma l'ha formulata. Si può rileggere. Ma che stampata? Ma per un piacere. L'ha fatta seduta stante. Sì. Sì. Piglialo il regolamento. Segretario, si può fare la proposta in consiglio? Sì, certo. No, c'è il segretario che garantisce la legalità. La proposta si può fare in consiglio. Madonna mia, siamo ancora qui. Sì, se non è chiaro, gliela facciamo rileggere al vice sindaco. È un atto di indirizzo che sta dicendo, diamo un atto di indirizzo. Il consiglio punto, vota contro e non vuoi dare questo indirizzo. Certo, gli facciamo rileggere. Provvedere ad accertare i responsabili di tali gravi omissioni con addebito della spesa a chi o a coloro che a vario titolo hanno omesso il rispetto del contratto di affidamento. Allora poi alla verifica degli atti emergessero abusi ed omissioni varie, un intero iter riguardante sia l'affidamento dei lavori e l'esecuzione degli stessi chiedo l'invio degli atti alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti. Questo per venire incontro a quanto più volte chiesto dalla minoranza nell'interesse del popolo e per la legalità. Quindi penso che le tante vanno messe, non è che debbono rimanere. Certo. Se poi la minoranza vi vuole far rimanere ancora là dentro sulla proposta dopo tanti anni, io non sono d'accordo. Se ci sono abusi o ci sono omissioni, è giusto che chi ha sbagliato inizi a pagare, sennò la parola legalità si vanta sempre questa minoranza. Giusto. Noi la calpestiamo. Consigliere, però sulla proposta lei può fare la dichiarazione di voto. Sì, una dichiarazione di emendamento, è diverso il concetto. No. Se noi chiediamo una modifica su quel testo per votarlo, perché non è scritto da nessuna parte che quelli là risalgono al 2004, dove è scritto? Noi siamo d'accordo sull'andare a votare, ma togliamo tutta la parte relativa al 2004. Dov'è la prova che risalgono posso al 2004? Dire che se c'è una prova, allora, sono d'accordo. È un atto di indirizzo al sindaco. Il sindaco interesserà gli uffici e farà tutte sulla queste base verifiche. Di che cosa 2004? Questo sto chiedendo. E lo verifichiamo se è 2005, 4, 10, 36 o 2090. Allora, visto che gli atti alla procura. È un atto di indirizzo, consigliere, non è una cosa per tutti. Siccome non è scritto ancora, allora togliamo quella parte del 2004 perché noi stiamo mandando gli atti alla procura imprecisi. Consigliere, togliamo quel testo. È 2004, dice che non hanno. Dove lo verifichiamo? Voi state mandando degli atti alla procura? Volete mandare degli atti alla procura? L'ha verificato il proponente. Ci faccia vedere il proponente, testo dove ha verificato. Visto che si viene qui e si propone senza divulgare, ci faccia vedere dove l'ha verificato e noi votiamo completamente il testo. Non c'entra votare contro, noi non vogliamo votare contro, noi vogliamo capire quel 2004 dove l'ha trovato. Il 2004, lei ha specificato una data ben precisa, voglio sapere, siccome io nel 2004 non ero in questo paese, quindi non avevo la possibilità di poter verificare pure io con i miei occhi, ho la facoltà di poter capire come è risalito a quella data. No, sto parlando io, non parli di Capuano, le sto chiedendo io, glielo sto chiedendo io, consigliere De Mattesi, nome e cognome. Ma voi pensate che faccio... No, se lei viene qui e propone qualcosa, le carte, le deve far vedere, le carte, quelle che lei va sempre... Ma sulla base di che cosa io devo votare? No, faccia vedere perché lei ha detto che le ha appurate. Non vuole dire niente, chissà come mai non vuole dire niente. E ce lo faccia vedere questo contratto. Faccia vedere dove risulta che quelle targhe sono del 2004. Cortesemente. No, non voglio, ma non sia mai a fare lo stesso male. Questo dovevano fare. Io voglio capire quelle targhe che risalgono al 2004.
Ma che te la data in coppia? Appunto, e come facciamo a scriverlo? Per questo è l'orio. Questo è l'acquisto. Dobbiamo togliere la data, quello sto dicendo. Quelle targhe, dove è verificato che sono state acquisite nel 2004? Lo faranno gli uffici. Chi sono quelle targhe? Le può. Sono d'accordo su quello. Ma sono acquistate, è quello voglio vedere, l'acquisto. La bolla di acquisto dov'è che verifichiamo che sono del 2004? C'è il contratto che sancisce l'affidamento. Sto chiedendo, io non ho ecco, visto. Lo sta leggendo. Se per però me... ripeto, questo è un atto di indirizzo, dopo ci sarà la giunta e gli uffici che verificano. Ma se noi dobbiamo votare... Non hai capito che quando dico una cosa quella è... Se noi dobbiamo votare un testo orale, permettiamo di capire i documenti. L'ordine esecutivo, la giunta. Prego, no, 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 l'atto di... Ma poi dopo vi facciamo fare il dossier, così lo pubblicate. Poi vi portiamo tutti gli altri. Fate un bel dossier. Pubblicate pure qui. Vabbè. Allora posso fare qui una dichiarazione cosa? Di voto. Una dichiarazione di voto. Va bene. Siccome tutto l'argomento, ripeto, è stato portato alla CIECA e io non ho avuto modo assolutamente di documentarmi, io sull'argomento mi astengo. Vorrei però che in questa indirizzo che si dà al sindaco, eccetera, di capire, far trovare una ragione come mai quelle tabelle sono state... 18 anni chiuse in un... quindi sapere queste cose qua. Poi volevo puntualizzare pure, come ha detto il vice sindaco, noi diamo l'indirizzo, va bene? Poi che se la cunetta è pulita o non è pulita dipende dal capo settore, eccetera. Volevo spiegare anche questo, cioè chi allora amministrava ha dato indirizzo, anche in quell'occasione, ha dato indirizzo di mettere le tabelle. Che poi qualcuno non abbia fatto, e da questa indagine si vedrà di venire fuori, bisogna capire se era il politico, l'amministratore o il dipendente, il funzionario a cui era magari il responsabile del procedimento. Quel contratto, ad esempio, non c'era nessun amministratore, era firmato dall'allora segretario generale Monea, dalla dottoressa Maria Antonietta Contaldi e non so da chi. Va bene. Va bene, passiamo a votazione. Chi è favorevole? Gli 7 favorevoli, astenuti? 3, contrari nessuno, quindi la proposta è approvata. Diamo il consiglio comunale alle ore 19:39.